Allora, vittoria per riprendere un primo posto che è sfuggito di mani la scorsa settimana. Nel giro di 4 giorni però arrivano 2 regali anticipati, una strena natalizia veramente strepitosa per lo United di Pomezia. L'altra sera però non eri in campo, capitano De Simoni. Ho sofferto tanto fuori. Tanto buonasera a tutti. Sì, ho sofferto tantissimo perché guardare i miei compagni fare una vera battaglia contro una bellissima squadra riformata da un allenatore che tutti ormai conosciamo. È stata sofferta, abbiamo comunque portato a casa il primo obiettivo che sono le Final Four, ora ce le giocheremo, ci sono squadre comunque del nostro campionato, a parte quella che incontreremo noi, Real Fabbrica, che non conosciamo proprio. E in più abbiamo ripreso il primato che ci aspettava, perché comunque siamo stati sempre lì davanti, quindi ci siamo ripresi quello che era nostro. Stava un peccato essere campioni d'inverno, giusto per il titolo di essere campioni d'inverno, però ce lo siamo ripresi subito. Allora, da un protagonista che non c'è stato l'altra sera in Coppa, nel ritorno di Coppa, andiamo invece a uno che è stato un autentico trascinatore. Però con Sandro Armenia vorrei partire da un aspetto molto importante, perché ad Anzio 2 episodi sono stati fondamentali forse per rialzare la china. Il primo, uno sbaglio di Filippini, poi lo stesso sbaglio tuo, il 2-0. Lì sembra come se tu avessi detto alla squadra: ci penso io, venite con me. No, non è che ho detto ci penso io, diciamo che la squadra era entrata in campo già con la voglia di passare il turno e dopo aver perso il primato la settimana scorsa dovevamo darci subito una scossa e l'abbiamo fatto. Complimenti a tutta la squadra dal primo all'ultimo e ci siamo sacrificati tutti quanti. Stasera volevi assolutamente gioire perché è una settimana che gioisci, a te piace tantissimo fare gol come del resto un po' tutti. Sì, non è quello l'importante, però certo se uno poi fa gol è meglio così, quindi va bene anche. Bene, grazie soprattutto anche alla modestia di Armenia, che noi l'abbiamo un po' stuzzicato. Lui dice no, oggi, complimenti, bene, un augurio diretto per queste sue candeline, non lo scopriamo, ma diciamo soltanto che ne ha un po' di più di quelle che è scritto sulla schiena. Capitano De Simoni. Adesso è importante, arriva la pausa natalizia, per voi un po' meno perché sì, è vero, a parte la grande festività, però ci sarà tantissimo da lavorare, da preparare questo obiettivo che, se andiamo poi un po' nel retroscena, non era nelle vostre intenzioni arrivare lì. Allora, sicuramente da parte mia sono sincero, non l'avrei fatta. Per me la Coppa era più fatto di concentrarsi sul campionato, perché comunque due competizioni insieme si fanno sentire, nelle ultime partite l'abbiamo sentite molto. Però diciamo che la dirigenza lo voleva, però non era un obiettivo, cioè non è l'obiettivo primario andare a fare le Final Four. Poi sono arrivate perché comunque abbiamo dimostrato anche in Coppa che comunque siamo sempre noi la squadra da battere. Non sono l'altro, perché comunque siamo sempre rimasti sempre alti, dall'anno scorso siamo rimasti sempre alti, abbiamo cambiato tanti giocatori ma sono arrivati giocatori importanti comunque, quindi la squadra a battere siamo noi, non l'altro. Bene, De Simone adesso la manda un po' più su, un po' più spinta. Mister, noi ci siamo sentiti dopo la gara di Anzio, sono arrivati all'indirizzo tuo i complimenti, però sono arrivati anche all'indirizzo del tuo degno avversario, soprattutto non solo amico fuori dal campo, degno avversario che ha veramente dato un cambio a quell'avversaria, a quella città di Anzio. Qualcosa però in campo era cambiata, perché tu con molta tranquillità hai trasmesso forse l'arma vincente. No, intanto buonasera. Non ci sono armi vincenti, abbiamo cercato di leggerci l'un l'altro, l'ho detto mille volte con Massimiliano, con Chicco, ci conosciamo benissimo, quindi purtroppo è stato uno scontro fratricida, anche con i giocatori ci conosciamo tutti, quindi avremmo preferito incontrarci più avanti magari, però va bene così. Loro ci hanno fatto i complimenti, noi li abbiamo fatti a loro, andiamo oltre, andiamo avanti. Oggi per noi era importante perché per l'ennesima volta purtroppo questa settimana ci siamo allenati all'aperto, una volta sola, perché abbiamo problemi con la struttura, il comune non ci sta aiutando, l'ente comunale, e noi stiamo cercando di fare il massimo, vogliamo portare in alto il nome di Pomezia. Sono 2 anni, con oggi abbiamo perso la testa della classifica l'anno scorso, l'abbiamo ripresa oggi, sono praticamente 2 anni che siamo primi in classifica e questo qualcosa vuol pur dire, no? A livello di impegno societario, no? Che non è solo impegno economico ma anche umano. E a questo punto però lo sforzo aumenta a livello psicologico, perché mentale non è facile tenere. No, ma
gli sforzi sono sempre belli quando sono tesi ad un obiettivo. Io torno a ripetere, per noi il nostro obiettivo primario dall'inizio della stagione era la salvezza. Perché era giusto così, siamo una squadra neopromossa, adesso ci troviamo a giocarcela. L'Atletico Ciampino è una squadra che era già stata costruita per fare il campionato di vertice. Questo è un girone complicatissimo, perché se noi andiamo a vedere delle 8 squadre che hanno giocato i quarti di finale, credo che 6 fossero del nostro girone, se non sbaglio, a parte il Real Fabbrica e il Grande Impero. Qualcosa vuol pur dire. Quindi ripeto, è un girone complicatissimo, abbiamo visto oggi, nessuno ti regala niente, io sono contento perché i miei ragazzi stanno facendo degli sforzi sovrumani, oggi purtroppo perdiamo Michael che insomma ha subito un grave infortunio, vediamo come sta, che è la cosa più importante, però abbiamo trovato Jacopo Mugnini che si è fatto trovare pronto e non è facile, anche perché è un under, morde il freno, però sta sempre sul pezzo e oggi ci ha dato una grossa mano. Stiamo giocando praticamente 2 volte a settimana, va bene così, complimenti ai miei ragazzi, alla mia dirigenza, complimenti a tutti, veramente sono orgoglioso di tutti loro. Mister, allora l'augurio te lo lasciamo, rapido, però è giusto e doveroso, lo puoi dedicare sicuramente a tante persone, in particolare anche senza far nomi, però l'importante è farlo questo augurio, ci tenevi tantissimo. No, io gli auguri li faccio a tutti, principalmente alla mia famiglia che mi segue sempre, mio fratello, mio padre, mia moglie, i bambini. Togliamo, per passione togliamo tanto tempo alla famiglia. E come ho detto l'anno scorso nell'occasione della vittoria, è più facile quando si vince, è più facile togliere tempo perché insomma uno c'ha una spinta in più, ma loro mi sono sempre stati vicini anche nei momenti difficili. Quindi e comunque l'augurio alla famiglia di tutti i componenti di questa rosa e di tutto lo staff, perché veramente noi togliamo tanto alle nostre famiglie per uno sport che ci piace da impazzire. Quindi faccio gli auguri a tutti i nostri rivali, a tutti i nostri avversari, amici, ci tengo a precisarlo perché lo sport è questo.